Una visita per portare conforto e sostegno alla popolazione e la vicinanza del Papa, ma anche per conoscere le necessità e intervenire con aiuti mirati. Dal 17 al 21 febbraio una piccola delegazione del Dicastero per le Chiese Orientali, guidata dal prefetto Monsignor Claudio Gugerotti e accompagnata dal nunzio Cardinal Mario Zenari, ha visitato le aree colpite dal terremoto in Siria e Turchia. Trovo ancora una società solidale, una società di persone che credono nei valori, una società di persone che in un modo o nell'altro sperano. Ad Aleppo, Monsignor Gugerotti ha visitato alcune strutture di prima accoglienza, ha incontrato i rappresentanti di varie agenzie caritative, leader religiosi e ha celebrato la messa nella parrocchia latina e nella cattedrale greco-melchita. La delegazione vaticana ha toccato con mano la preoccupazione delle famiglie per le case inagibili, le difficoltà della vita quotidiana, la mancanza di cibo e di un lavoro dignitoso, le speranze per una nuova generazione di giovani che però ha conosciuto solo un paese in guerra. L'80% delle nostre case acnee sono state distrutte completamente. A Yakubia abbiamo 600 persone cristiane, 910 famiglie. Ancora noi siamo rimasti lì per la nostra fede e per la nostra storia, perché lì è passato San Paolo e lì dove anche San Paolo ha fortificato i cristiani a rimanere nella loro fede. Mentre le persone cominciano a tornare nelle loro abitazioni o vengono accolte nei centri governativi, si inizia a guardare al prossimo futuro. Abbiamo aiutato queste famiglie, fino a 132 famiglie, 500 persone. La metà delle famiglie oggi è tornata nelle proprie case. Un'altra sessantina rimane ancora qua, ma sarà dalla prossima settimana spostata in nuove case. Fondazione AVSI ha predisposto un presidio medico per i terremotati, grazie alla collaborazione con l'ospedale St. Louis di Aleppo, e ci sarà bisogno di supporto psicologico. Abbiamo persone ferite fisicamente, ma abbiamo anche persone ferite psicologicamente, traumatizzate da quel che è successo. Il nostro dolore è immenso. Identificheremo i loro bisogni per pensare al futuro, come aiutarle, come essere al loro fianco, supportarle e accompagnarle. Fra Hohas racconta attraverso un audiomessaggio. Chi è la sua casa caduta, chi ha bisogno di riparo, le persone che hanno paura di tornare a dormire perché veramente fa paura. Come siamo vivi, come siamo in piedi non so, ma so che lui era lì a sostenere i muri. Lui era lì con il suo amore, la sua provvidenza, con la sua misericordia. Ci ha protetti. Vedo anche il grande servizio che la Chiesa Cattolica fa, e i padri francescani in particolare, con una mentalità che va al di là dei confini della questo è mio, questo è tuo, ma questo è nostro. E questo è una crescita culturale che diventa anche una crescita civile e che potrebbe essere il vero futuro di questo paese.